volevo fare il mio secondo svuota la spesa. Non badate a tutto il casino che c'è qui dietro, ma tanto io sono disordinata e tutto in casa mia è molto disordinato. Poi vorrei sapere una cosa, come fate a fare i video belli dove avete tutte le forme del viso perfette? Perché io ho una luce sparata in fronte e sembro il fantasma formaggino in tema di spesa. Non riesco a capire come fare bene questi video senza che io sembri un telo di bianco, un lenzuolo bianco in video. Vabbè, allora, una cosa che volevo dire è che io non faccio mai spese grosse, vivendo da sola, di base io vado al supermercato, non dico tutti i giorni, ma quasi, anche perché mi ci diverto parecchio, e quindi faccio sempre spese abbastanza piccole. Comunque, questa è quella di oggi, che contiene uno spoiler perché ho comprato gli ingredienti per fare un dolce, quindi quello che sarà uno dei prossimi video. Se qualcuno lo indovina, vado a casa sua e glielo faccio, quindi scrivete pure qui sotto nei commenti quello che pensate che sarà uno dei prossimi dolci. Se lo indovinate, vengo a casa vostra e ve lo faccio, ok? Boh, partiamo. Sedano rapa. Lo conoscete? Lo mangiate? A me piace parecchio, questo lo farò semplicemente al vapore da condire con una salsa allo yogurt o olio e mi piace moltissimo anche fatto a purè. Tra l'altro ho fatto tempo fa la videoricetta, ve la lascio qui nelle schede o giù nell'info box, del purè al sedano rapa. E è buono anche nelle minestre, molto buono. Poi, ah, questa è una chicca, la apro. Questa mi piace tantissimo, è perfettamente in tinta con la mia felpa, il cavolo viola, adoro, cavolfiore rosa, che è semplicemente un cavolfiore ma è viola, cioè perfetto, la perfezione in un cavolo. Poi, ah, marmellata, questa marmellata agrimontana costa un botto, però a me piace tantissimo. È l'unica marmellata acquistata che compro al supermercato che mi piace, altrimenti mangio quelle di mia zia o di mia mamma. E questa volta l'ho presa alle prugne, di solito la prendo all'albicocca che è fantastica, però considerate, questo vasetto costa 5 euro e sono 350 grammi. Quella all'albicocca costa leggermente meno, però siamo lì. Ma è veramente, veramente buona. Poi, burro salato, primo ingrediente della ricetta misteriosa. Latte intero, secondo ingrediente della ricetta misteriosa. Io di solito uso il latte scremato e quindi prendo il latte intero, però se devo fare dei dolci, delle creme o così. Tè Earl Grey al bergamotto. Terzo ingrediente della ricetta misteriosa. Poi, Philadelphia Light, che ho scoperto leggendo gli ingredienti, leggendo la tabella nutrizionale, che in realtà non è così magra come la Philadelphia Light in vaschetta. Infatti è molto più buona. Diciamo che è una via di mezzo fra la Philadelphia normale e la Philadelphia Light. Poi, yogurt greco magro, questo qui voglio utilizzarlo per fare tipo una salsina da mettere sulle verdure al vapore che farò stasera. Poi finocchi, prodotto toscano, in effetti sì, c'è tanta verdura perché io ne uso parecchia e, qui c'è tutta verdura e poche proteine e quelle che ci sono quelle del latte. Però insomma io preferisco così, la carne non è fra le mie cose preferite, ve lo dicevo già nel video, nello svuota la spesa precedente. Poi, prugne snocciolate, denocciolate, e siamo al quarto ingrediente della ricetta segreta. Poi, patate, semplicissime patate, faccio vedere le patate, 4 patate. Io non compro mai sacchetti di patate perché poi alla fine mi vanno a male, quindi quella volta voglio farmi una patata, 2 patate, le compro contate e le faccio. Una mia amica, una volta andai a fare la spesa con una mia amica, Betta,
che morì dal ridere quando lei aveva il suo carrello pieno, stracolmo di carne, sacchetti interi di patate, pieno di roba, e io comprai una patata. Quella mi toccava la sera, quindi comprai una patata. Betta ancora mi prende in giro per questa cosa del una patata. Credo anche chiamò sua mamma per dirglielo al telefono. Elena ha comprato una patata. Beh, poi, ma siamo alla fine. Cestino di arance, armonia. Di dove sono? Di allora, varietà Navellina. E vengono da Battipaglia, quindi dalla Campania. Le ho prese più che altro per fare la spremuta nel pomeriggio, magari, o la mattina come spuntino la spremuta. E poi, ultimissima cosa, l'olio di karité che io uso per struccarmi. Per struccare gli occhi io uso l'olio, ho sempre usato, cioè lo uso da anni, per struccare solo gli occhi però e non il viso. L'olio, praticamente cosa faccio? Prendo dei dischetti di cotone, li inumidisco appena appena e poi ci verso sopra qualche goccia d'olio e mi strucco e toglie il trucco perfettamente. È l'unica cosa che mi strucca perfettamente gli occhi senza bruciare assolutamente in un gesto, due gesti. La trovo veramente l'opzione migliore. Uso via via oli diversi, però tendenzialmente l'olio di germe di grano forse è quello che mi piace di più con questo fine. E ora ho preso anche l'olio di karité, ho anche l'olio di riso, mi trovo molto bene. So che può dar fastidio a qualcuno avere l'unto, tra virgolette, sugli occhi, e tra l'altro io una volta che l'occhio è pulito, quello che rimane dell'olio lo lascio come contorno occhi per la notte, ecco. Però a me piace, ripeto, solo sugli occhi, sul viso no, assolutamente no. Sul viso uso o l'acqua micellare, sempre Ecobio, o mi lavo con il detergente del momento. E poi metto la crema, no, poi metto l'idrolato di Amamelis, spettacolare, e la crema. Basta, tutto qui, questo è quanto. Quindi vi dicevo, chi indovina la ricetta misteriosa, si vedrà me suonare alla porta per realizzargliela a casa. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale e cliccare sulla solita campanellina per non perdervi i video. Lasciare un like se vi ho tenuto compagnia, credo quanti minuti, pochissimi minuti, spero, non troppi, per non annoiarvi. E vi aspetto su Instagram dove posto tutti i giorni, anche più volte al giorno. Tutti i link sono nell'info box. E ci vediamo alla prossima. Un bacione!